Il mio nome è Chuck e sono una stella del Tier Show. Qui a Fortune City dovevo guadagnare abbastanza soldi da potermi permettere lo Zombrex per mia figlia Katie. Ma qualcuno mi ha rovinato la festa. Hanno liberato gli zombie per tutta la città, per tutto il centro commerciale e hanno cercato di dare la colpa a me. E so benissimo chi è stato. È stato TK. Ma ora sto andando a prenderlo. Sulla mia strada però ho incontrato tantissimi psicopatici che hanno cercato di fermarmi. Ma finora li ho abbattuti tutti. Death Racing 2. Ciao a tutti e bentornati qui per una nuova puntata di Death Racing 2. Siamo all'Atlantic Casino e ci aspettano due loschi individui. Ah, adoro i guanti di Wolverine. Ok, dai, mi sono perso un po'. Andiamo. Continuiamo. Ok, arriviamo davanti a questa porta, la apriamo e partirà una scenetta. Ok. Sono troppo simpatici gli psicopatici di questo gioco. Qui abbiamo il mago Houdini con il pelo sul petto. Ok. Allora, il biondino è il capo. Il baffo è invece è il suo aiutante. E chiaramente loro si credono dei maghi. Quindi vediamo subito di cosa sono capaci. Shh, godiamoci lo spettacolo. Io sono il volontario, io. Non mi sembra molto volontaria. Però l'interpretazione è fantastica. Ups. Ah. Ecco. Adesso io arrivo e rovino la festa. Ok, a questo punto l'abbiamo fatto arrabbiare. L'abbiamo fatto un po' impazzire. Ok, dai, io non mi faccio sgridare in questo modo. Hai capito? Torna al tuo posto. Zazum, perfetto. Ora vediamo come aver ragione di questi due tipi, questi due loschi individui. Ok, allora i due tizi ci attaccheranno. È una boss fight, anche se sono in due non è così difficile, perché avete avete tutto il casino per poter scappare. Concentratevi su uno dei due. Io vi consiglio il nanetto, perché è quello più facile da battere. Praticamente, ecco, vi caricherà, cercherà di colpirvi. A questo punto voi semplicemente schivate il colpo. Ok. No, aspetta. Riproviamo, scusate. Allora, praticamente lui scapperà. Il piccoletto scapperà per gran parte del tempo. E a un certo punto dovete farvi puntare da lui. Dove è andato? Dove sei? Poi potete anche tenetevi a distanza dall'altro, dal mago, perché vi sparerà questi razzi che vi storniranno. Ecco. Ci ha visto. Adesso. No. Allora. Ecco, vedete? Questi razzi vi stordiscono. La cosa peggiore è che vi fanno perdere l'arma. E io adesso devo cavarmela con questo. Ok. Allora. Non è molto collaborativo.
Va bene. Allora, dobbiamo cercare il tipino, il baffetto. Dov'è il baffetto? Ok. Adesso che ho di nuovo... Ma porca miseria! Ok. Allora. Scusate, sto cercando baffo. Baffetto! Eccolo qua. Ecco lì. Tac, dovete semplicemente schivare il suo colpo, colpirlo. Ho cliccato troppe volte. L'ho colpito due volte e poi scappate. Allora. Dai, su. Ok, oppa, pam. Ok, schivato e poi... Ah, ok, è morto. Infatti non ha tantissima vita. Ora tocca al maestro. Allora, il maestro... Un attimo, eh. Eccolo laggiù. Blu. Okay, dovete schivare i suoi razzi. Dovete farvi caricare da lui. Dove sei? Allora, dovete procurarvi un bel po' di carburante. Ok, a questo punto dovete fare attenzione alle sue, ai suoi spari. Potete anche provare a colpirlo alla distanza, solo che io sono un pessimo cecchino. Comunque... Ok, comunque vedete anche lui vi colpisce alla distanza, quindi non è proprio un metodo intelligente per farlo fuori. Ok, appena vi colpisce vedete che si gasa come un animale e allora potete colpirlo. Ok, vi fate colpire e kaboom, kaboom, kaboom. Ok. Dai, su, caricami. Ok. Vabbè. Tac. Ok, è il metodo più sicuro. Vi fate caricare e appena lui si gasa, lo colpite. Quindi per quello avete bisogno di un po' di carburante per poter recuperare la vostra vita. Ok, godiamoci il finale. Oddio, una scena... Brokeback Mountain. No... Io ti ho sempre amato. So, così doveva finire. Buonanotte. Ok, adesso siamo passati di livello, abbiamo acquisito un po' di cosine. È ora di continuare perché il prossimo obiettivo sarà fighissimo. Salviamo la nostra sirenetta e proseguiamo nella storia perché subito dopo andremo ad affrontare TK. Ciao, alla prossima!